c'è un passaggio bellissimo che sperimentarono Nemia, Anna, ma anche Paolo, ma anche Pietro. Il passaggio di passare da un dolore, dall'amarezza. Ricordiamo quell'amarezza di Pietro che si rese conto di aver rinnegato sfacciatamente il Maestro per 3 volte. Ma c'è un passaggio importante. Una preghiera presentata davanti al Signore con insistenza. Giorno e notte mi misi davanti al Signore, lo invocai. È la preghiera che viene da un cuore pentito. È la preghiera del ravvedimento. E voglio che comprendiamo insieme questo. Tra la tristezza di qualche situazione spiacevole e la gioia nel vedere Dio all'opera, vogliamo riconoscere il bisogno di umiliarci davanti al Signore e di ravvederci. Il ravvedimento è una parte importante della nostra preghiera, a volte molto trascurata, perché pensiamo che una volta confessato i peccati al Signore, questo soprattutto magari quando abbiamo fatto l'esperienza iniziale della salvezza, poi non c'è più bisogno di presentarci con questo ardore, con questa preghiera incessante davanti al Signore. In realtà il peso che sentì Nemia non fu quello di dire al Signore: Signore, ricostruisci quella città, Signore, aiuta quei giudei, perché egli riconobbe qual era la causa di quel male, perché il Signore aveva parlato tante volte. E noi vogliamo essere attenti alle parole del Signore quando egli ci richiama, che siano momenti in cui noi ci sottomettiamo alla sua volontà e diciamo: Signore, tu sei Dio. Che siano momenti come quelli che furono per Anna, che noi possiamo davvero consacrare la nostra vita, quello che abbiamo, al Signore. E io lo credo con tutto il cuore, che il Signore non trascurerà mai questa preghiera. E anche se poteva essere un disegno impossibile, pensate che quel re Artaserse concesse tutto quello che Nemia gli chiese. E Nemia andò lì a Gerusalemme e fece tutto quello che il Signore gli mise in cuore di fare. Ma tutto partì da questa tristezza che venne da Dio.